Buongiorno a tutti cari amici del canale, oggi vi porto in un posto straordinario. Sono in Auronzo di Cadore, località Cimagogna. Andremo a visitare i Bagni di Gogna, dove la regina Margherita veniva a trascorrere le vacanze. Bagni di Gogna eccezionali, acqua termale sulfurea spettacolare, curativa, chiaroscuri magnifici, occasioni fotografiche dietro l'angolo, basta solo sapere guardare. Seguitemi, guardate questo video fino alla fine perché credo ne valga la pena. E avanti, non mi perdo in chiacchiere perché le fotografie da fare saranno molte, ma soprattutto i luoghi da scoprire e le atmosfere da così gustare sono strepitose. Ecco com'era l'area dei Bagni di Gogna, stazione climatica balneare, siamo a 800 metri sul livello del mare. Lì c'è la chiesetta e questa è la strada d'accesso che va in direzione di Auronzo. In alto a sinistra abbiamo il Monte Iarnola e qua sotto c'è tutta l'area termale. Sono numerosi i cartelli che descrivono la storia di questi luoghi. Questa è la strada d'accesso che ci porta verso i Bagni di Gogna, molto ben tenuta. Oggi cercherò di effettuare qualche fotografia in questo posto magico dove la regina Margherita veniva a trascorrere le vacanze. Siamo in Auronzo di Cadore, provincia di Belluno, Dolomiti, patrimonio dell'umanità UNESCO, posti unici. Ora arriverò nella piana dove c'erano le terme e andiamo un attimino a visitare l'habitat prediletto dalla regina, che sappiamo si recava sovente anche a Misurina. Arrivati a Cimagogna si lascia la macchina davanti al bar Bob e si prende questa stradina che scende e va in direzione dei bagni. Il tutto è molto accessibile, ci si arriva in circa 3 minuti a piedi ed è una passeggiata adatta a tutti. Non ci sono particolari ostacoli da superare e è facile da raggiungere. Guardate dove arriviamo adesso, si aprirà un prato meraviglioso nel quale mi fermerò a fare qualche fotografia. Guardate poi qua come sono ben segnalati i sentieri, vedete? Chiesetta Sant'Anna, Maria Assunta, Sentiero della Regina, Sentiero del Bosco. Guardate, bellissimo. Qui ci sono dei resti di alcune vasche dove si faceva il bagno con l'acqua termale, che tra l'altro ha delle caratteristiche curative di indubbio valore. Anche qui si sente un profumo di zolfo importante, ma un po' alla volta vi faccio visitare tutto. Guardate qui sulla destra questo ricovero, questa parete che entra direttamente nella collina, che ritengo sia un ricovero, vedete? Questo qua è un resto delle costruzioni dell'epoca. E qui c'è un bellissimo prato caratterizzato dalla presenza di numerosi alberi da foglia. Guardate che belli, questo albero è fantastico, ha dei verdi meravigliosi. Lì c'è un pozzo e poi qui sulla sinistra guardate che meraviglia, c'è questa piana che è baciata dal sole, che crea dei contrasti e dei chiaroscuri veramente eccezionali. Dal punto di vista fotografico credo che la giornata sia veramente eccellente e l'atmosfera perfetta. Sono circa le 9:30 del mattino, è domenica e vediamo un po' che fotografie riuscirò a realizzare. Come vedete da questa fotografia storica, qui abbiamo il Park Hotel e il Torrente Ansiei con il suo ponticello. Guardate questa struttura, era anche di generose dimensioni, con la chiesetta sovrastante. Praticamente si ergeva proprio qui. Qui così c'era questa struttura, perché in quella direzione, sopra il ricovero che citavo prima, c'è la chiesetta. Il signor Bortolo Larese, detto Pratta, eresse sul luogo della fonte sulfurea un edificio modesto di legno a due scompartimenti e gettò coraggiosamente e benemeritamente il germe del futuro stabilimento di Bagni. Il primo anno d'apertura, che fu il 1873,
dal 18 luglio al 13 settembre vennero a bagnarsi nelle vasche di legno del signor Larese un migliaio di persone e il concorso aumentò negli anni successivi, tanto che egli ne fu incoraggiato a erigere anche un edificio a muro e permettersi il lusso e il comodo di distinguere fra bagni di prima classe e bagni di seconda classe. Pensate. Nel 1887, grande cambiamento di scena, scomparve come per incanto l'edificio a muro e sulle sue rovine incominciò a prender forma un nuovo, più elegante. Guardate che bello. Questi sono documenti storici di sicuro pregio. Tutto questo itinerario, questo sentiero è stato realizzato grazie alla comunità montana del Centro Cadore, che lo ha messo a nuovo e predisposto per la visita degli appassionati, di chi ama questi luoghi. Guardate, qui abbiamo un pozzo che si può caricare l'acqua, perché proprio qua sotto abbiamo la sorgente che adesso andiamo a visitare. Siamo nei pressi del torrente Ansiei, come vedete. Questo è il fiume che parte da Misurina, arriva da Auronzo di Cadore, tracima dalla diga e arriva fino a confluire sul fiume Piave. Guardate che habitat spettacolare qua. L'acqua è limpidissima e è veramente molto molto bello. Guardate qui dove sono. In questo momento sono esattamente alla sorgente dell'acqua solfurea. Il profumo è molto intenso e guardate la limpidezza dell'acqua, fantastico. Poi ci sono tutte queste piante acquatiche che crescono e da quella costruzione lì, esattamente sotto al pozzo, c'è la sorgente. Sono meravigliosi questi ruscelli. La fonte termale è lì, in quella direzione, esattamente lì. Da lì parte il flusso dell'acqua che arriva qua sotto, dove c'è questo ponticello, continua e va verso il fiume Piave. Guardate questo sottobosco meraviglioso, l'intensità sbalorditiva di quei tronchi che emergono dall'acqua. Guardate. Pensate che di queste acque minerali se ne ha memoria fin dal 1500, per cui l'odore di zolfo bacia queste zone grazie alla sorgente mineraria che aveva richiamato l'attenzione già dai nostri antichi. Guardate. Guardate questo tronco com'è avvolto dal muschio, che ricordo segnala il nord, per estendersi verso l'alto. Fantastico. Ed eccoli i tronchi che emergono dall'acqua, tra l'altro un'acqua molto limpida e seppur in movimento assolutamente piatta. Guardate, il ruscello entra in questo laghetto ma non lo scuote, lo lascia tranquillo. Bellissime queste panchine che vengono intervallate da alcuni raggi di sole. Guardate questo piccolo tronco, particolarissimo, lasciato qui da solo. E questo gioco di luci ed ombre, fantastico. Però non voglio dilungarmi oltre, ora tiro fuori la macchina fotografica e voglio provare a vedere che cosa riesco a scattare. Durante questa escursione effettuerò diverse fotografie, le inserirò tutte nel video e se andate a visitare il mio sito internet andreacostagallery.com troverete
oltre al video, anche un approfondimento in merito a Gogna, alla sua storia, e tutte le fotografie in alta definizione, che così le potrete vedere con calma nella loro definizione nativa, riuscendo a scorgere tutti i particolari che purtroppo il video non lascia emergere per la compressione YouTube. Guardate questa pianta, quant'è rigogliosa e quante foglie la abitano. Le occasioni fotografiche e gli spot sono numerosissime. Ora vi faccio vedere qualche idea che mi è venuta guardando quello che ho davanti agli occhi. Provate a seguirmi. Ecco questo albero meraviglioso con queste foglie di color verde acceso. Adesso proverò ad immortalarlo. Cercherò di ritrarre questa radura con questi alberi che si stagliano verso il cielo. Mi piace molto il chiaroscuro che c'è sul terreno. Cercherò di salvaguardare le alte luci in modo tale da non bruciare la fotografia. Eventualmente in post-produzione cercherò di gestire al meglio il recupero delle ombre. Ma guardate anche questi due tronchi, quanto sono belli, baciati così dal sole. Anzi, corro e faccio subito una fotografia perché non vorrei perdere l'attimo. In questo momento ho posizionato il mio cavalletto e la fotocamera in questa posizione. Adesso mi metto dietro all'albero in modo tale da non avere il controluce, e l'idea è quella di effettuare questo tipo di ripresa. La cosa che mi piace molto è che, adesso vi faccio vedere, la corteccia di questo albero, che verrà ripresa da quella direzione lì, è toccata dal sole. Guardate che colori incredibili, questo muschio veramente, guardate, molto molto soffice, toccato dal sole in controluce. Vediamo un po' quello che riesco a realizzare. Guardate questa pianta, quant'è bella, tra l'altro è anche molto alta, e anche questo prato ricco di fiorellini bianchi e gialli. Guardate l'ombra, questa ombra, anche questa è una bella occasione fotografica. Diciamo che basta solo concentrarsi un attimo e aprire gli occhi. Faccio la foto e poi continuiamo. Ma guardate anche questo spot fotografico, che spettacolare. Guardate, abbiamo queste piante molto rigogliose con un verde molto acceso che fa da contrasto con gli abeti sulla sinistra. Abbiamo due tinte di verde molto diverse tra loro. A sinistra abbiamo un verde quasi opaco, più scuro, mentre sulla destra abbiamo queste cortecce molto cariche di muschio che hanno un grande contrasto, perché la corteccia è dei colori del grigio, per cui molto chiara, con questo muschio con un verde scuro e queste foglie che hanno un verde brillante, un verde smeraldo meraviglioso. Quindi ci sono questi bellissimi contrasti che adesso cercherò di ritrarre con la macchina fotografica. L'ho posizionata in questo modo, l'ho messa in verticale e vediamo un po' che cosa salta fuori. Ho curato in modo molto attento la messa a fuoco, siamo ad f13, così sono ragionevolmente sicuro di avere un'estesissima profondità di campo, un 25esimo di secondo, ma non è un problema perché non c'è vento, per cui le foglie non si muovono, e ISO 100. Oggi la giornata è fantastica perché la temperatura è ottimale, siamo attorno ai 15-16 gradi, e la cosa bella è che non c'è aria, per cui anche per fare le fotografie non abbiamo grossi problemi con i tempi. Ora mi trovo in questa situazione, guardate qua dietro, qui ci sono una miriade di meraviglie che proverò a ritrarre con un altro scatto. Tra l'altro queste bellissime piante, queste foglie, sono intervallate da fiori magnifici. Guardate che colore, hanno un colore azzurro veramente fenomenale, per cui c'è questo gioco di verde azzurro che rende la scena particolarmente dinamica. Oggi con me ho portato il cavalletto Manfrotto 055, che
non è proprio tra i cavalletti più leggeri, però per esperienza ho imparato che forse è meglio portare uno o due etti in più, ma avere delle fotografie perfettamente ferme, per cui avere l'attrezzatura che si basa su una superficie solida e immobile. Ma guardate qui che spot fotografico anche da questa parte. È veramente incredibile questo luogo. Io consiglio a tutti di venirlo a visitare. Tra l'altro non è particolarmente esteso, per cui con poco riusciamo a visitarlo tutto. Però il sottobosco è qualcosa di unico, veramente molto bello. Ma la cosa che mi colpisce di più è questa grande varietà di piante che solitamente non si trovano in zona, che sono così diverse dal solito, per cui non abbiamo solo abeti, larici e qualche pino, ma abbiamo anche queste meraviglie ricche di colore, sfumature e contrasti. Qui ci sono una numerosa serie di sentieri che conducono alle antiche terme di Gogna, di cui si ha notizia fin dal 1590. Pensate che il 16 maggio del 1672 il Consiglio della Comunità di Cadore concedeva a Giacomo da Ronco di Vigo di Cadore l'investitura dell'acqua e 25 passi di terreno per costruirvi uno stabilimento di bagni. Ma la grossa fama dei bagni di Gogna parte alla fine dell'Ottocento, quando nella zona era presente uno stabilimento con una trentina di camere e gli ospiti seguivano le cure termali utilizzando le quattro sorgenti di acqua solforose, magnesiche e ferruginose. La fortuna delle terme di Gogna finì negli anni 30 e nel 1939 lo stabilimento venne venduto al patronato scolastico di Venezia per farne una colonia. Nel 1966 l'alluvione sommerse le polle di acqua termale e l'edificio venne distrutto. Ancora oggi si possono vedere i resti della pavimentazione dello stabilimento e due vasche in pietra. Mentre lungo i vari sentieri che sono stati recuperati si passa in prossimità di due polle di acqua sorgiva e si percorrono i boschi un tempo famosi per il loro legname. Ma guardate le radici di questo abete, che sono lì per emergere dal terreno, e dove passano le radici il muschio che le sente le abbraccia, per cui fa questo effetto quasi ragnatela, questa tessitura, una texture molto particolare del terreno, che segna quasi al visitatore la presenza nel sottostante di queste radici. Guardate che meraviglia, veramente suggestivo. Ci sono molti fiori particolari che crescono in questa zona, guardate questa meraviglia. Ma comunque, oltre alla storia magnifica di questo luogo e di tutto quello che questo luogo rappresenta, la cosa che mi ha colpito di più è questa particolare luminosità, questi chiaro-oscuri, questi contrasti, questi giochi di luce. Dal punto di vista emozionale, sembra di entrare in un universo parallelo, perché non abbiamo un'ampia veduta, quello è vero, ma abbiamo queste sfumature che rendono il tutto un'atmosfera magica e quasi poetica da fiaba. Guardate anche questa meraviglia di pianta, questo contrasto molto molto chiaro tra il primo e il secondo piano. Bene, cari amici del canale, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mettete un like ed iscrivetevi al canale. Sul mio sito andreacostagallery.com e anche su Instagram, Andrea Costa Gallery, trovate gli aggiornamenti in tempo reale, ma soprattutto trovate tutte le fotografie realizzate in alta definizione e la storia di questo luogo magnifico. Diciamo che nei video di YouTube racconto quello che vedo e cerco un po' di così trasmettere le emozioni che provo. Nel sito approfondisco i contenuti, per cui andate a visitare il sito perché lì trovate una serie di articoli, sono anni che lo alimento, per cui ci sono un po' tutte le mie passioni, dall'arte alla pittura, alla fotografia, alle escursioni, insomma, tutto quello che è passioni e vita. Per
perché, come dico sempre, dobbiamo cercare di vivere ogni giorno al meglio con la logica del puntino che ho raccontato in altri video precedenti. Se ogni giorno lo vivo bene, alla fine ho avuto la fortuna di vivere una vita straordinaria, perché la vita è un insieme di giornate, di momenti, di ore, di minuti, di attimi. Grazie per aver visto questo video, alla prossima occasione. Ciao a tutti.